Un triplice significato, un triplice risultato, una triplice gioia. Il ritorno all'attività del campo sportivo Antonio Landieri di Scampia significa un tributo alla memoria di un giovane diversamente abile, vittima innocente per mano camorrista, ritenuto per anni un criminale, un baluardo della legalità nel nuovo corso del quartiere Scampia, luogo di sport e attivismo sociale, dove prima c'erano le piazze di spaccio, e una rinascita ambientale. Il campo sintetico, infatti, è stato ricavato grazie al riciclo degli pneumatici per le automobili. Ascoltiamo il sindaco Luigi De Magistris. Fatto insieme a Ecopneus, quindi c'è un messaggio ambientale molto forte. Qui c'è il riciclo di materiale che in genere è stato l'alimentazione del fuoco della terra dei fuochi, cioè pneumatici che non vengono più dati alle fiamme producendo diossina, che quindi non sono più nemmeno un rifiuto fine a se stesso, ma diventano un rifiuto da riciclare in un campo sportivo così bello. Quindi c'è un messaggio ambientale, c'è un messaggio di legalità, c'è un messaggio economico, c'è un messaggio sportivo e io sono felice per questo territorio perché so quanto lo aspettava. Nelle parole dell'assessore alle politiche giovanili Alessandra Clemente, il ricordo di Antonio Landieri. Dare un nome a questo stadio meraviglioso. Il nome è quello di Antonio Landieri. Antonio nel 2004, durante la faida di Scampia, quella scia di sangue, ha coperto gli occhi a tanti, a tutti quelli che erano distanti da questo quartiere. Certo non a chi amava e a chi conosceva Antonio, perché chi amava e chi lo conosceva sapeva che era un ragazzo per bene, un innocente. Però non perché era a distanza. Nel 2004 nessuno andò ai funerali di Antonio, nessuna istituzione, e ci sono voluti tanti anni per vedere le prime luci. Le prime iniziative vennero con Rosario, il cugino, e l'associazione Vodisca, Voce di Scampia, dei ragazzi di questo quartiere che alzavano la voce e chiedevano a tutti di guardare l'innocenza di Antonio, che aveva 24 anni.